cari amici, come saprete, Fazio invece che andare ad intervistare Mohamed conare per spiegare agli italiani le vere cause dell'immigrazione, ha ben pensato di volare a Parigi per andare ad intervistare Macron, imitando così come un cagnolino scodinzolante il vergognoso inchino del PD nei confronti del presidente francese una sottomissione adulante messa nero su bianco con una lettera del presidente del gruppo PD al Senato indirizzata proprio a Macron come ricorderete abbiamo letto questa lettera nel mio video italiani europei o francesi quindi mi sono sacrificato e mi sono costretto a guardare quella che tutti definiscono un'intervista ma che in realtà bisognerebbe chiamare per quello che è, ovvero una vera e propria propaganda a Macron e al pensiero unico europeo, uno spot per Macron e per la Francia, oltre che essere cosa più grave, l'ennesimo sberleffo non tanto nei confronti del governo, ma nei confronti della maggioranza degli italiani, ma d'altronde da uno che si chiama Fazio, cosa vogliamo aspettarci? Uno che si chiama Fazio non può che essere fazioso. L'inizio è tutto un tentativo di Macron di far trasparire il suo apprezzamento per l'Italia, un tentativo fallimentare con un finale disastroso, perché Macron, citando Stendhal, dice... Che in Europa ci sarebbero due capitali, una è Parigi e l'altra è Napoli. Ora, senza togliere niente a Napoli, che è una città meravigliosa, è ovvio che questa dichiarazione suona come uno sgarbo nei confronti di Roma, che è la capitale d'Italia e dove, guarda caso, c'è anche la sede del Parlamento e quindi del governo italiano. Ma siccome al peggio non c'è fine, a completare questa catastrofe ci pensa Fazio, dicendo che eh, dal momento che a Parigi vivono tanti italiani, si dice che Parigi sia la capitale d'Italia. Ora, questa oltre a essere una cosa assurda, è una cosa che è stata smentita da tanti italiani che a Parigi ci vivono veramente. Poi Fazio ricorda che dopo l'incontro tra Di Maio ed alcuni gile gialli, la Francia ha ritirato il suo ambasciatore. Però Fazio... Non chiede nulla, non dice una parola sui gilet gialli, sulle loro motivazioni. Non parla, non chiede, lascia parlare Macron. Macron dice che le cose accadute non sono gravi e che ne ha già discusso al telefono con Mattarella parla di frasi eccessive, di peripezie, che poi sarebbe curioso capire cosa intenda con questa parola che è molto ambigua, cioè peripezie. Comunque per Macron è tutto a posto, con Mattarella si sono messi d'accordo che per ricucire i rapporti si vedranno anche a Firenze in occasione dei 500 anni dalla scomparsa di Leonardo da Vinci e incontreranno i giovani italiani e i giovani francesi, con cui parleranno, indovinate un po' di che cosa, ma di che cosa potranno mai parlare Macron e Mattarella con i giovani italiani e francesi ovviamente di futuro e di Europa la domanda che avrebbe dovuto fare non tanto un giornalista ma qualsiasi italiano è che se Macron si rende conto che gli italiani non ne possono più di sentir parlare di questa Europa e che l'unico futuro che gli italiani vedono per l'italia è fuori da questa Europa ma siccome Fazio sa fare solo il tappetino Risponde gongolante che questa è una grande notizia e quindi dal momento che Fazio tace ascoltiamo cosa dice Macron. L'Europa non è un'isola, il nostro destino è legato a quello che succede in Africa e nel Medio Oriente. I grandi squilibri mondiali e le grandi tragedie si ripetono. L'apertura vissuta dopo il crollo del muro di Berlino non c'è più. Ora la storia e il tragico ritornano. I grandi squilibri climatici, economici, le guerre possono portare a grandi fenomeni migratori, a cambiamenti e quindi i nostri popoli si sentono minacciati. Questa è la tecnica più becera della manipolazione, ovvero quella di creare una paura, creare un bisogno per poi dare una cura, per fornire una soluzione. Ma andiamo avanti. L'Europa non ha saputo ascoltare, l'Italia a causa della sua posizione geografica aveva un fardello troppo pesante a causa dell'immigrazione. Credo che questa paura dell'apertura non sia nel DNA degli italiani. L'Italia è sempre stata un paese di emigrazione in Europa e negli Stati Uniti, ma l'Italia si è spaventata perché l'immigrazione è stata troppo consistente e a volte non c'è stata abbastanza solidarietà. Questo è successo, è stato un errore. Capito dove va a parare? L'Italia si è spaventata e quindi non c'è stata abbastanza solidarietà. Ma stiamo scherzando? Ma come se non avessimo accolto abbastanza migranti? Bisogna ripensare alla nostra sovranità e alle nostre protezioni nel mondo, la nostra relazione con l'Africa. Noi europei dobbiamo avere una politica di stabilizzazione e di sviluppo comune per l'Africa per poter permettere ai giovani africani di avere un futuro nel loro continente e non finire nelle mani dei trafficanti di esseri umani. Dobbiamo combattere questi trafficanti. Saviano ha ragione, il nemico non è chi emigra, il nemico sono i trafficanti, che sono spesso legati al traffico di droga, di armi. Ma dobbiamo avere anche un sistema europeo che evita la debolezza e la mancanza di solidarietà. Quindi un vero diritto d'asilo europeo, l'integrazione europea. Poi conclude che nessun paese europeo può sconfiggere e combattere l'immigrazione con i nazionalismi, che l'unico modo per combatterla è la collaborazione fra tutti i paesi europei. Io a questo punto un paio di osservazioni e un paio di domande a Macron gliele avrei fatte. La prima è questa: per quale ragione la Francia, con il suo esercito, più che combattere, più che contrastare i trafficanti di esseri umani. Si preoccupa di proteggere le estrazioni di oro, cobalto e nickel in Niger, Burkina Faso, Chad e Repubblica Centroafricana. Perché la Francia non interrompe il signoraggio che esercita sui paesi africani tramite il Franco CFA? Perché non la smette di destabilizzare questi paesi con omicidi e colpi di Stato per imporre presidenti corrotti e compiacenti nei confronti della Francia? perché non la smette di derubare il continente africano delle sue ricchezze, perché queste sono tutte cose che alimentano l'immigrazione selvaggia. Ma soprattutto gli avrei mostrato l'email inviata il 2 aprile 2011 dal funzionario Sidney Blumenthal, stretto collaboratore prima di Bill e poi di Hillary all'allora segretaria di Stato USA Hillary Clinton, che racconta il retroscena dell'intervento militare contro la Libia di Gheddafi. Una mail che scenarieconomici.it sintetizza così. La Francia ha chiari interessi economici per l'attacco alla Libia. Il governo francese ha organizzato le fazioni anti-Gheddafi alimentando inizialmente i capi golpisti con armi, denaro, addestratori delle milizie anche quelle sospette di legami con Al-Qaeda, intelligence e forze speciali al suolo. Le motivazioni dell'azione di Sarkozy sono soprattutto economiche e geopolitiche e il funzionario USA le riassume in cinque punti. 1. Il desiderio di Sarkozy di ottenere una quota maggiore della produzione di petrolio della Libia a danno dell'Italia. 2. Aumentare l'influenza della Francia in Nord Africa. 3. Migliorare la posizione politica interna di Sarkozy. 4. Dare ai militari un'opportunità per riasserire la posizione di potenza mondiale della Francia. 5. Rispondere alla preoccupazione dei suoi consiglieri circa i piani di Gheddafi per soppiantare la Francia come potenza dominante nell'Africa francofona. Ma dietro all'attacco franco-inglese c'è molto di più, c'è esattamente quello che segue. Le grosse riserve d'oro e argento di Gheddafi, stimate in 143 tonnellate d'oro e una quantità simile di argento, pongono una seria minaccia al Franco francese CFA, la principale valuta africana. L'oro accumulato dalla Libia doveva essere usato per stabilire una valuta panafricana basata sul dinaro d'oro libico. Questo piano doveva dare ai paesi dell'Africa francofona un'alternativa al Franco francese CFA. La preoccupazione principale da parte francese è che la Libia porti il nord d'Africa all'indipendenza economica con la nuova valuta panafricana. L'intelligence francese scoprì un piano libico per competere col franco CFA subito dopo l'inizio della ribellione, spingendo Sarkozy a entrare in guerra direttamente e bloccare Gheddafi con l'azione militare. Insomma, caro Macron, dal momento che avete ucciso Gheddafi per le sue riserve d'oro e per difendere gli interessi della Francia in Africa, e dal momento che, dopo l'uccisione di Gheddafi si è aperto un varco attraverso il quale passano i migranti, che come sappiamo poi arrivano quasi tutti in Italia e secondo voi dovremo pure tenerceli? Perché invece di continuare a raccontare la falsa storia della falsa solidarietà, non incominciate a a smetterla di fare casini in Africa e non iniziate a rimettere le cose a posto e già che ci siete nel frattempo tutti i migranti che arrivano perché non ve li prendete voi e l'Inghilterra dal momento che questo casino lo avete combinato voi per i vostri interessi e poi un'altra cosa giusto per curiosità ma che fine hanno fatto dove sono andati a finire L'oro, la valuta e i diamanti di Gheddafi. Cari amici, l'intervista prosegue, ma Fazio continua imperterrito a non fare osservazioni e a non fare domande. Beh, d'altronde, da uno come Fazio, cosa volete aspettarvi? Fazio è un venduto, è un uomo della sinistra, è una persona spudoratamente di, di parte, non ha nulla a che fare con un giornalista, eppure sono decenni che gli fanno fare quello che vuole. Anzi, nel 2017 la Rai gli ha addirittura aumentato lo stipendio di ben un milione di. Di euro all'anno. Gli ha fatto infatti un contratto di quattro anni per il quale Fazio percepirà ben 11,2 milioni di euro. Nessuno si indigna, sebbene la RAI sia nostra, anche i soldi che incassa e che spende la RAI sono i nostri, ma siamo ridotti così. Ogni volta che faccio un video io c'è sempre qualcuno pronto sotto ad insultarmi, ad attaccarmi, anche se io non sono un giornalista e non lavoro per la RAI, però che ne so, Fazio, Vespa, Mentana, Learner, Parenzo e i vari compagnucci sono sempre lì, intoccabili, strapagati, per prendersi gioco di noi e per disinformarci. Un saluto dal vostro Matteo Di Micheli e ci vediamo al prossimo servizio.